Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Speciale Calcio Storia. Speciale Calcio Storia. Un saluto da Pietro Cesaro e benvenuti su questa radio per un nuovo appuntamento con Speciale Calcio Storia. Questo programma è realizzato presso il domicilio del conduttore Pietro Cesaro in modalità smart working, nello specifico in home recording. La storia dei campionati mondiali di calcio. Il campionato mondiale di calcio 1958, Coppa del Mondo Jules Rimet del 1958, è stata la sesta edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla FIFA ogni quattro anni. Si disputò in Svezia dall'8 al 29 giugno 1958 e fu vinto dal Brasile. Nel 1954 a Berna e nel pieno dei mondiali di quell'anno la FIFA scelse la Svezia come paese organizzatore dei mondiali del 1958. Fu un mondiale con tante assenze importanti che finirono per favorire quella che poi si rivelò effettivamente come la squadra migliore. L'Italia, dopo le deludenti prestazioni in Brasile e in Svizzera, mancò addirittura l'appuntamento con la fase finale per la prima volta dal 1930, come accadde nel 2017 per l'edizione del 2018, che ricordiamo tutti perché a essere avvenuta, diciamo, da poco tempo. A beffarla fu l'Irlanda del Nord, in contrapposizione a quello che successe appunto nel 2017 con la Svezia, che sconfisse gli azzurri per 2-1 nella partita decisiva a Belfast. E a rendere ancora più amara la pillola fu il fatto che a una prima gara disputata in precedenza e conclusasi sul 2-2, risultato che avrebbe qualificato gli italiani, non fu attribuito carattere ufficiale su richiesta della stessa Federazione Italiana Gioco Calcio, che non approvò il fatto che ad arbitrare il match non fosse stato direttore di gara designato dalla FIFA. Cadde anche l'Uruguay, che si lasciò travolgere dal Paraguay, mentre l'Ungheria, nonostante fosse regolarmente nel lotto delle qualificate, si ritrovava irrimediabilmente provata dalla rivoluzione dell'anno 1956. In Svezia approdarono 16 squadre divise in 4 gironi all'italiana per rappresentare solamente 2 continenti. 4 furono le nazionali americane e 12 le europee. Per la prima volta partecipò l'Unione Sovietica, debuttò anche il Galles, che con l'Irlanda del Nord, Scozia e Inghilterra andò a completare il lotto delle squadre britanniche. Il Brasile vinse senza faticare troppo. Le avversarie più temibili, l'Inghilterra e la Germania Ovest, se ne andarono una al primo turno, l'altra in semifinale contro la forte Svezia di Gren, Skoglund e Lildholm. La finale di Stoccolma vide i padroni di casa passare immediatamente in vantaggio, salvo poi essere sommersi di gol da Pelé per la prima volta ai mondiali appena 17enne e compagni, che alzarono per la prima volta al cielo la Coppa Rimet. Furono la prima e finora unica squadra non europea a vincere un mondiale nel vecchio continente, col punteggio di 5-2 sulla Svezia. Terza la Francia di Just Fontaine. O Irlanda o Italia, o noi o loro. In 90 minuti a Belfast la nazionale si gioca la partecipazione al mondiale del 1958. Contuori, Da Costa, Viggia, Schiaffino. Un poker d'assi di oriundi da giocare sul tappeto verde di Belfast. Lineare in tecnica, velocissima e pratica la manovra d'assalto dei verdi, scardina la nostra difesa. E coglie il primo frutto. Il bolide di McElroy non perdona. Perdiamo 1-0. La lezione non serve. Gli assi innamorati della palla non la mollano e quando tirano sembrano accarezzarla. Così non si recupera di certo. Arriva l'altra mazzata, su azione tutta in profondità, cash si crea il corridoio giusto. Stanga, gol! E 2. Vana alla prodezza di Bugatti. Duro fardello, quel 2-0 all'intervallo. Gli irlandesi in ogni azione danno una lezione di gioco. In 3 passaggi sono sotto porta e Bugatti deve sfoderare le unghie. Finalmente un veloce contropiede. Guizza Da Costa, gol! È finita. Mai la chiusura di un incontro fu tanto amara per gli azzurri. 2 volte campioni del mondo per la prima volta non andranno in finale al torneo mondiale. Lì la situazione paradossale era che la nostra nazionale aveva dei nomi altisonanti, ma molti di questi nomi erano degli oriundi, no? Che erano stati, tra virgolette, italianizzati
e che non sono sicuramente riusciti a dare il contributo che si sperava in considerazione della loro classe. Non sono mai riusciti a formare un gruppo. Ma... Eliminati gli azzurri dalla Coppa del Mondo. Una cruda realtà. Il vuoto a centrocampo. Una squadra senza volto. La storia dei campionati mondiali di calcio. La storia del campionato italiano di calcio. Oggi parliamo del campionato italiano di calcio di Serie B del 1982-83, vinto dal Milan. Ai nastri di partenza della stagione successiva al trionfo mondiale in Spagna videro la presenza di due squadre abituate alla Serie A come il Milan, retrocesso dopo un solo anno di permanenza in massima serie, e il Bologna, per la prima volta relegato tra i cadetti dopo 73 anni consecutivi in massima categoria, insieme al Como e alla Lazio. Queste due squadre furono indicate come possibili pretendenti alla promozione. A tener maggiormente fede alle aspettative della vigilia fu il Milan, nonostante un avvio incerto, due pareggi nelle prime due gare. I rossoneri, facendo leva su una squadra totalmente rivoluzionata e basata sui giovani, occuparono stabilmente il primo posto in classifica, risolvendo il discorso promozione nella settimana tra il 15 e il 22 maggio, sconfiggendo nettamente la Lazio per 5-1 e la Reggiana per 3-2. Al termine del campionato il Milan ebbe tra l'altro modo di stabilire diversi record della categoria, come quello del miglior attacco, 77 gol segnati, 33 in più della Lazio, seconda, che resterà imbattuto per 21 anni quando il Cagliari ne segnò addirittura 80, e dei punti ottenuti. Dietro al Milan fu serrata la lotta per l'assegnazione degli ultimi due posti, con la Lazio, Catania, Como e Cremonese distanziate da due punti. I laziali, autori di un girone di ritorno ad alti livelli, fecero un passo significativo sconfiggendo gli etnei nello scontro diretto alla penultima giornata e si assicurarono la promozione definitiva pareggiando in trasferta contro la Cavese, rivelazione del campionato. Concluse il torneo a tre punti dalla zona promozione, riuscendo ad infliggere addirittura al Milan l'unica sconfitta interna. La rivelazione Cavese, sesta classificata, colse il suo miglior piazzamento nei campionati nazionali disputati a girone unico. Inaspettato cedimento della Cremonese nel finale del torneo. I grigiorossi, dopo aver ottenuto 6 punti in 5 giornate, non andarono oltre il pareggio contro il Varese, venendo così costretti a disputare uno spareggio a 3 contro il Catania e il Como, vincenti in casa contro un Perugia e un Bari, egualmente senza obiettivi da raggiungere. Nelle tre partite si vide tra l'altro un solo gol segnato da Crialesi del Catania contro il Como, che assicurò agli atenei la promozione in massima serie dopo 12 anni di assenza. Vivace fu la lotta per non retrocedere, che vide coinvolte fino a poche giornate dalla fine una buona metà delle partecipanti. Nonostante ciò, tutti i verdetti furono decisi dalla penultima giornata. Il Bari non riuscì a ripetere il risultato positivo della stagione precedente, finendo per occupare stabilmente le posizioni basse della classifica assieme ad un'altra pugliese, il Foggia. Caddero inoltre la Reggiana e il Bologna, che alla prima partecipazione in Serie B incappò nel secondo declassamento consecutivo. Il capocannoniere del torneo fu il laziale Bruno Giordano con 18 reti. La squadra campione era formata dai seguenti giocatori: il portiere Otorino Piotti, Mauro Tassotti, Alberigo Ivani, Giancarlo Pasinato, Nazareno Canuti, Franco Baresi, Oscar Damiani, Andrea Icardi, Joe Jordan, Vinicio Verza, Giuseppe Incocciati, allenatore Ilario Castagnier. Nelle riserve figuravano anche Sergio Battistini, Stefano Cuoghi, Aldo Serena, Giulio Nucciari, Francesco Romano, Tiziano Manfrin, Roberto Biffi, Massimo Gadda, Maurizio Longobardo, Paolo Benetti e Maurizio Deste. Secondo campionato di Serie B per il Milan, che decide di chiudere con il passato. Per la panchina viene chiamato Ilario Castagnier. Nel ruolo di direttore sportivo da questa stagione c'è Silvano Ramaccioni. Vanno via Novellino, Aldo Maldera, Buriani e Roberto Antonelli. Fulvio Collovati viene ceduto all'Inter in cambio di Canuti, Pasinato e Aldo Serena. Arrivano anche Verza, Manfrin e il sempre valido Oscar Damiani. Una vera e propria rivoluzione per una squadra che ha come obiettivo assoluto la pronta risalita in A. Franco Baresi ha solo 22 anni, è il leader e il capitano di una squadra che parte subito con il vento in poppa. Il traguardo della promozione viene ovviamente centrato. Troppo più forte la formazione rossonera rispetto alla media delle concorrenti. Il suo ruolino di marcia è spaventoso. Sono soltanto 3 le sconfitte subite, 77 i gol segnati, per un attacco che vede ben 5 giocatori andare in doppia cifra. Aldo
Milton Serena e lo scozzese Jordan ne fanno 14 a testa. Verza, Battistini e Damiani ne segnano 12 ciascuno. Questi i 13 gol della giornata, cominciando da Milan-San Benedettese, finita 2-2. I rossoneri avevano chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-0. E di Verza, che a volo batteva Minguzzi dopo una centrata di Pasinato. A Catania l'1-1 fra i padroni di casa e il Milan è tutto merito dell'arbitro romano Menegali, che assegna 2 rigori. Primo successo in campionato per il Milan di Ilario Castagnier. La prima stoccata è portata da Damiani, che batte Pellicanò. Il secondo assalto vincente opera di Romano. Non è più imbattuta la difesa del campo basso, il Milan le ha inflitto 2 gol in una partita molto attesa. 150 milioni di incasso, 18.000 spettatori, il che significa che più di un terzo degli abitanti è andato allo stadio. E che poi è stata rovinata del tutto dalla rete della giovane alla destra Cuoghi dopo una prolungata quanto efficace iniziativa di Damiani. Subito dopo si scatena il Milan, che ammazza quest'anno ha sempre vinto. Da prima il protagonista è Damiani, che sfrutta un'azione di Pasinato. Poi è la volta del giovane Incocciati. Siamo sul 2-1. Terza rete, un tuffo di testa come ai bei tempi dello scozzese Jordan. La storia del campionato italiano di calcio. Ti piacciono la frutta e la verdura? Sì, le mangio sempre. Preferisco chiudere coi dolci. Di solito mangi salato? Quanto basta, direi. Molto salato. Fai attività fisica? Mezz'ora al giorno più o meno. Averci tempo. A tavola sulle quantità, come ti regoli? Beh, non bisogna mai esagerare. Un consiglio a tavola? Tutto, ma non troppo. Sempre un po' di attività fisica. E poi siamo in Italia. Dieta mediterranea. Mangia sano, investi in salute. Info su salute.gov.it. Quante volte hai pensato di cambiare vita? Sulle meravigliose colline di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, località famosa nel mondo per il Giffoni Film Festival e per la nocciola tonda di Giffoni, si vendono terreni agricoli a condizioni di assoluta convenienza. Ritrova nella serenità della natura una nuova prospettiva di vita. Maggiori informazioni invia una mail a info@pietrocesaro.com. In questo periodo proponiamo 9.200 metri quadri di terreni agricoli così composti: noccioleto, castagneto, seminativo, uliveto, pascolo ed un sottotetto di 25 metri quadri a 90.000 euro trattabili, classe energetica esente. Comunicazione in evoluzione. Consulenzapubblicitaria.com promuove il tuo marchio su radio, podcast, internet e realizziamo il tuo podcast aziendale. Ed inoltre valutiamo incarichi di ricerca main sponsor per squadre di calcio. Consulenzapubblicitaria.com. Comunica in sintonia con i tempi. Sali a bordo su Speciale Calcio e giriamo l'Italia insieme. Un programma in collaborazione con sponsorsquadre.com, un aiuto nella ricerca del tuo main sponsor. Attenzione! Se vuoi sviluppare una tua attività nel magico mondo del podcasting, sono in vendita i domini podcastcalcio.com e radiopodcastsport.com. Scrivi il nome del dominio e inoltre un'offerta. podcastcalcio.com e radiopodcastsport.com. Questo programma è realizzato presso il domicilio del conduttore Pietro Cesaro in modalità smart working, nello specifico in home recording. Ricordiamo agli ascoltatori di Speciale Calcio che questo è un programma realizzato in collaborazione con sponsorsquadre.com. sponsorsquadre.com promuove il tuo marchio nello sport e valuta incarichi di ricerca main sponsor per squadre sportive di calcio, in particolare Serie C, dilettanti, calcio a 5 e volley. sponsorsquadre.com mette in contatto aziende e realtà sportive. sponsorsquadre.com, un aiuto nella ricerca del tuo main sponsor. A risentirci su questa radio per un altro appuntamento con Speciale Calcio Storia. Con più di 400 trasmissioni da settembre 2009, Speciale Calcio è il programma radiofonico multipiattaforma ascoltabile in tutta Italia in syndication radio FM, in syndication web radio, in onde medie, sul digitale terrestre e in podcast su diversi canali di YouTube e Speaker e su Alexa e Google Speaker. E anche su Google Podcasts e sull'app Fortune.fm. Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia.